Buongiorno a tutti. La geoarcheologia in ambiente marino costiero può studiare indicatori archeologici quale paleolivello marino. Tutti abbiamo utilizzato questo metodo per dare un contributo a studiare la risalita recente del mare. Però è possibile anche contribuire alla comprensione delle dinamiche di insediamento dell'uomo in epoche diverse. Dunque, il periodo fenicio punico ha visto in Sardegna meridionale la fondazione di diverse città, tra quali Calalis, Nora, Bitia, Tegula, Sulci e più a nord Tarros e Olbia. Ecco, uno dei primi approdi fenicio-punici della Sardegna meridionale sta sul fondo della laguna di Santa Gilla. La laguna di Santa Gilla, 2500 anni fa, aveva un assetto radicalmente differente rispetto all'attuale. Esisteva due paleobocche di laguna relative alla presenza di una barrier island dello stadio 5. Uno spit litorale stava crescendo a formare quello che poi è divenuto il cordone litorale oceanico attuale. 2500 anni fa la bocca della laguna era estremamente aperta, era quasi una baia. I punici seguirono appunto i fenici che avevano utilizzato un approdo sulla spiaggia di fondo Baia. E quindi qui vediamo i risultati degli scavi archeologici subacquei in quest'area. In particolare è stata studiata una prima area un po' più distale rispetto alla piana costiera, che ha restituito materiali del V e VI secolo avanti Cristo, estremamente diciamo raggruppati, quindi era vero e proprio deposito supralittorale, quindi esattamente sopra la linea di riva. Poi vedremo come abbiamo determinato la paleolinea di riva a meno 2 metri in quest'area. L'altro sito ha restituito materiali del IV secolo, con una concentrazione appena al di sopra, meno 1,70 m sopra il livello del mare attuale. Ecco, da notare l'avanzamento estremamente rapido della linea di riva in quel periodo, quindi di circa 300 metri su un trend di risalita di poco più di 30 centimetri. In questa immagine vediamo uno dei reperti più interessanti, si tratta di un argano che probabilmente veniva utilizzato, piantato direttamente in quest'antica spiaggia e serviva probabilmente per issare le barche da carico a terra. Ecco, questa è un'immagine di una delle anfore, sono anfore puniche di tipologia D. Ed erano concentrate in queste aree con una presenza dell'ordine delle 2 anfore a metro quadro in certe zone. Quindi molte anfore si presentavano sigillate e quindi ancora piene dei materiali, prevalentemente carne secca, vino e cereali. Ecco, è da notare che le anfore poggiavano su delle sabbie bioclastiche assolutamente prive di limo. Questo era il fondo marino, era la spiaggia, la paleospiaggia su cui i fenicio-punici lavoravano, dove sbarcavano i materiali. Poi successivamente al periodo fenicio-punico, ecco che abbiamo la colmata della laguna con quasi 1 metro di limi organici che testimoniano
il collasso dei suoli conseguente alla demolizione della foresta di pianura che arrivava quasi al bordo dell'antica baia e la coltivazione del grano in tutto il Campidano. Ecco, in questo schema cronoeustatico vediamo le due, come sono state posizionate le due paleoline di riva appena sotto ai depositi, circa alcune decine di centimetri sotto i depositi, secondo le indicazioni degli archeologi. Il confronto tra le due linee di riva consente di identificare un trend di risalita dell'ordine dei 0,3 mm/anno. Ecco, allora, quindi i punici utilizzavano come approdo un ambiente naturale, un ambiente naturale naturalmente protetto, seguendo quanto fino allora avevano fatto i fenici. Ecco, successivamente, quindi siamo già appunto nel IV secolo, i contrasti tra i punici e i greci si acuirono per il controllo delle rotte commerciali tra il Mediterraneo occidentale e il Mediterraneo orientale. Quindi, in particolare, i contrasti più gravi furono con i Focei, una popolazione appunto di origine greca che fondò le città di Massalia, Marsiglia e Alalia Aleria, e successivamente la battaglia del Mar Sardonio vinto dai Fenicio Punici, le due città furono conquistate. Ecco, tra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo i contrasti furono invece tra Cartagine e Roma e quindi si crearono quelle situazioni che portarono poi alle guerre puniche. Ecco, all'inizio di questo contrasto probabilmente si deve la costruzione dei Portus Hercules, quindi un grande porto ad uso esclusivamente militare, costruito dai Punici all'estremo meridionale della Sardegna. Ci troviamo nella baia di Malfatano, qui di fronte abbiamo il canale di Sardegna, quindi uno dei luoghi più vicini a Cartagine. È un'area che è protetta dal maestrale, ma è fortemente esposta ai venti del secondo quadrante, quindi di Scirocco. I Punici costruirono due frangiflussi nella parte esterna della baia, ecco due frangiflussi che si conservano attualmente sommersi. Ecco, si tratta di un'opera per quei tempi assolutamente enorme. Quindi sono dei frangiflutti lunghi circa 100 metri e larghi circa 50 e lasciano una bocca di 230 metri. Ecco, i fronti d'onda arrivando a colpire i frangiflutti vengono rifratti e si ha quindi un decadimento dell'energia molto netto all'interno della baia. Ecco, questa è una tecnica progettuale sicuramente per i tempi estremamente innovativa, non si hanno conoscenza di altri porti che utilizza questa tecnologia. Ecco, quindi i Punici conoscevano estremamente bene la morfodinamica costiera. Se vediamo uno dei porti più moderni costruiti, anzi questo è proprio l'ultimo degli anni 90, costruito a Cagliari, ecco è un porto proprio a rifrazione identico a quello. Ecco, anche attualmente, nonostante siano sommersi, i due frangiflutti
portano alla rifrazione delle onde. Attualmente questa opera marittima è sommersa a una profondità di meno 2,80 m per la parte sommitale, mentre alla base la base si trova a circa 7 metri di fondo. Il rilevamento prima è stato eseguito con un sonar ad alta risoluzione a 600 kHz e poi il rilevamento geomorfologico e archeologico e soprattutto le misure eseguite insieme. Ecco, il livello funzionale dell'opera per determinare il livello funzionale che è stato identificato in 2,20 m per un periodo di 2200 anni più o meno 200, quindi che abbraccia il periodo finale del periodo punico. È stato necessario, lavorando insieme agli archeologi e degli ingegneri idraulici, ricostruire quella che era l'assetto dell'opera prima del parziale smantellamento e prima del parziale abbassamento dell'opera. Quindi è stata ricostruita una prima base, un primo rilevato costituito da blocchi eterometrici di metamorfiti, mentre il coronamento sommitale era costituito da dei prismi di arenarie di alta spiaggia dello stadio 5. Si tratta di arenarie estremamente utilizzate nel periodo fenicio-punico in tutta la Sardegna, perché hanno una resistenza a compressione veramente notevole, intorno ai 430 kg a centimetro quadro. La zona esterna di questa opera marittima vede una concentrazione dei blocchi di arenaria. Questo è stato spiegato dagli archeologi con la probabile presenza di una struttura più rilevata rispetto al resto dell'opera marittima, probabilmente per la posizionare dei bracieri che allora venivano usati sulle teste delle opere marittime per segnalazione. È in corso di rilevamento, un rilevamento topografico completo dell'opera per ricostruire i caratteri tridimensionali di tutto il frangiflutto. Ecco, sono state realizzate delle indagini stratigrafiche, in particolare un sondaggio che si trova esattamente sul fondo, all'inizio della piana costiera, sul fondo della attuale baia, un sondaggio che è arrivato a 4 metri di fondo e ha analizzato, qui l'ho perso la vista, ha analizzato dei lamellibranchi, dei cerastoderma che vivono estremamente in prossimità della linea di riva. Quindi è stato identificato un livello a meno 3,40 m circa, a 3063 più o meno 194 before present, ed è un'epoca che può essere correlata all'epoca nuragica. Parlo 2 minuti. Purtroppo sono in ritardo allora. Quindi a 2,20 m la linea del periodo punico e poi a 1,30 m il romano. Ecco, questi dati confrontati con le curve
predette di Lambeck presentano una certa distonia, un certo abbassamento, probabilmente dovuta alla compressione dei sedimenti saturi. Sono state studiate anche le cave, sono state trovate a circa 2 km di distanza dalle opere, ecco, sia cave subaeree che col piazzale sommerso, anche queste le stiamo rilevando per i 3D. L'opera ha utilizzato circa 15.000 metri cubi di arenarie dello stadio 5, dalle cave ne mancano circa 150.000. In effetti, buona parte della città di Bitia, della vicina città di Bitia, è costruita con questi materiali. Ecco, quindi in passato quest'opera è stata studiata soprattutto per ricostruire indicatori di risalita del livello marino. Ecco, ora poniamo anche l'attenzione sulla importanza di quest'opera per le rotte commerciali e militari del Mediterraneo ed è stato dato un contributo alla conoscenza della storia e della tecnologia del mondo fenicio-punico. Grazie dell'attenzione. Grazie a te Paolo, è stata molto affascinante la tua presentazione.